Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in Austria e la nostra direzione è la cima del Grossglockner, che è la cima più alta dell'Austria. Mamma, che mal di testa. Ho le labbra meno viola. Sì, dai, mamma mia. Vabbè, facciamo un po' di nonna. Siamo sopravvissute la notte. Dai, siamo triplamente bravi. Tanto dobbiamo arrivare in cima. E questa mattina ho dubitato delle mie capacità. Che schiappa che sono. Dai, grinta, andiamo. Grinta, grinta ci vuole. Thank you.
brava, amore. Ah, sì. Considerando tutto. Sei comoda, se no viene il posto mio. Sì, vengo al posto tuo. Sembra non ci sia nessuno. Meglio, meglio. In realtà sopra ci sono 200 persone. No, 200. 150. C'è una sosta? Quindi sono tranquilla? Ok. Sei stato bravo qua, eh? Ma minchia, vengo su per dico. Amore. Sì, figo, grazie amore mio, ti amo tanto. Un po' sotto te la sei fatta, sul passaggetto di Iasa. Oh mio Dio! Sì! Minchia, ragazzi! Che scherzi! Posso dire la figa? Ce la faremo, amore, arrivare in cima? Madonna, Kakoa sempre, ovunque. Però che spettacolo. Thank you.
Thank you. Scendo in mezzo al nebbione, in mezzo a un marcato gente. Siamo all'uscita del canale. Saretta macchina da guerra oggi. Guardia. No. Tu non sta da guerra oggi. Mai. Da dove dice? Che è ripartita? Vabbè. Tutta sotto sopra. Tra vomito, nausea, mal di testa, stanchezza, sonno. Guarda cosa hai fatto. Grazie anche a te, amore. Andiamo tanto, grazie di tutto. Anch'io. Dai che andiamo. Questo sei chi, eh? Una corda grossa. La fortuna che sei a corda. No, non sta a pensare mai. Dell'alta quota. Sara! Rossetto. Ma è bella grossa, sì. Se ti ambe. Dio mio. Basta, sono stufo. Amore, cosa mi dici di questa salita allora? È stata bella? Di più. Ti è piaciuta? Di più. Semplice o difficile? Allora, vedremo sotto la dettagliata. Ecco. Alpinisticamente è facile perché comunque è tutta attrezzata. Hai dei chiodi iniziali, però verso la cresta ci sono dei fittoni, ecco, per assicurarsi. Sì, però non è
da sottovalutare. Soprattutto in cresta. Esatto. Ha le sue esposizioni, si sente, la percezione del rischio c'è. E anche la quota. Anche la quota, soprattutto. Si vede. Ah, sì. Hi guys! Un pochino, dai. Com'è andata? Vieni, Super Diego, raccontami. Raccontami tutto. Siamo rimasti imbottigliati nel traffico. Quanto tempo avete aspettato? Sì, di più. Più? Pensavamo che fossimo sull'ora di ritardo. Una roba spero di essere, ma... Io li ho mandati tutti. Vi ho voluto tanto bene, però ho detto no, non potevo aspettarvi. No, veramente. No? Troppo buoni, che abbiamo fatto passare troppa gente che si perdeva da sola. Dai, cosa mi dici? Andata o no? Eh beh, cavolo, cavolo, sei andata! Adesso ci facciamo altre 4 ore di macchina per tornare a casa. Cima bellissima perché avevi un po' di tutto. Abbiamo attraversato ghiacciaio, abbiamo arrampicottato su roccia, una roccia bellissima, un onico. Spettacolare, con delle lame, non si è mossa una roccia. Stupenda. Altro che drumi. No, infatti, veramente. Non si è mossa una roccia. Meravigliosa. Poi la cresta in cima, veramente, veramente figa. Sì, suggestiva, bella. Sì, molto, molto bella. Poi avevamo il mare di nuvole sotto. C'erano questi ghiacciai immensi, mi dispiace, ma non conosco nessuna cima attorno, quindi non posso dirvi nessun nome, però bellissimo. E la pecca negativa purtroppo è che c'era tanta, tanta gente. Ma lo sapevamo perché anche il giorno prima c'era tantissima gente. Era rifugio 120 posti e 120 persone erano prenotate, quindi... Più tutta la gente che saliva da giù, che se la faceva in giornata. Sono cime inflazionate come Gran Paradiso, come la cima più alta dell'Austria, domenica è periodo estivo. Sicuramente. È normale. Abbiamo deciso comunque di arrivare fino in cima perché siamo partiti presto, comunque era là, erano 300 metri di dislivello da rifugio, ci abbiamo messo una vita e mezza lo stesso, non vi dico i tempi perché mi vergogno. Abbiamo fatto in discesa 1800 di dislivello, infatti le gambe un po' si sentono stanche, però siamo super contenti perché veramente con sto trasloco, con tutta sta roba che abbiamo fatto ultimamente, cioè... ce la siamo meritata tutta,
E siamo stati bravissimi, amore mio, tanto bravi. Stasera dormiamo per la prima volta in casa nuova e quindi siamo super contenti, super felici, anche se abbiamo queste 4 ore di macchina, ma non ci spaventa niente. Pian pianino, perché alla fine abbiamo il cuore gonfio di gioia. Quindi meraviglioso tutto, stupendo. Va bene. Ben, dai. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Ci prendiamo un po' di giorni di ferie anche per noi, vediamo in Sardegna cosa riusciamo a combinare e andiamo a visitare un'altra zona, e quindi iscrivetevi al canale così non perdete i nostri futuri video. Un bacio a tutti, ciao!